Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. È uscita oggi da qualche ora la patch che tanto attendevamo, che era uscita settimana scorsa su PC e che si proponeva di stravolgere tutti gli aspetti un po' più critici del gioco. Io attualmente sono in live sulla piattaforma Viola, mi sono dedicato a provare tutti i punti più importanti e quindi in questo video ve li riassumo per farvi vedere se effettivamente un cambiamento c'è stato o meno. La prima cosa che mi sono ovviamente interessato di andare a verificare è quella del bug del controller, che sono passati 3 mesi e c'era ancora. Come potete vedere, sono andato nelle impostazioni, ho disattivato quella competitiva e ho messo sia il dribbling agile contestuale su sì che l'assistito su quello che è l'affronta. Quindi guardate qua Cruyff all'interno dell'area di rigore, marcato appunto da Marquinhos. Io qui con l'impostazione competitiva, con l'L2, non riesco a stargli attaccato così come avveniva in precedenza. Addirittura qua Marquinhos fa quell'animazione automatica cadendo all'indietro. Quindi questa cosa qua vi fa capire quanto abbiano effettivamente corretto un problema gravissimo, che poi viene ulteriormente confermato dal dribbling agile contestuale, perché se ancora non ci credevate che il problema fosse stato risolto, io qui ho l'impostazione attivata su sì, però con i micromovimenti guardate Messi come si muove in maniera molto agile. Invece adesso qui vado a schiacciare il dribbling contestuale con R1 e R2, quindi per poterlo fare in maniera manuale, e effettivamente cambia l'animazione del giocatore che stava facendo in precedenza. Quindi bug del controller archiviato. E da un bug passiamo ad un altro, ovvero quello del calcio d'angolo. Come potete vedere da queste sequenze, la difesa risulta molto schierata all'interno dell'area di rigore, bene in posizione, e in più il nostro avversario o noi non avremo più il giocatore al limite dell'area, ma saranno piazzati per vie centrali. Qui, sia chiamando l'uomo, sia battendo di prima, sia cercando di fare prima un passo e cercare l'uomo al rimorchio, non riesco mai e poi mai, come potete vedere, a far partire il cross, e anche qualora il cross sia partito, non c'era mai l'uomo sul secondo palo pronto ad intervenire. Quindi corner da calcio d'angolo, per come lo conosciamo, dimentichiamocelo. Per quanto riguarda il terzo punto, invece, quello dei driven pass, che pure era una cosa molto grossa che loro sono andati a toccare, o almeno così dicevano, vi dico che da un lato la cosa secondo me non è cambiata più di tanto, perché è vero che alcuni non cambiano di passaggi, altri invece effettivamente vengono intercettati, però non è tanto solida come dinamica, perché guardate qui, è vero che questo driven pass viene intercettato e probabilmente non sarebbe accaduto in precedenza, però adesso con Messi lo stesso driven pass sulla stessa linea di passaggio arriva comunque al mio R9. Qui guardate qua, con Messi avevo il giocatore praticamente attaccato ad 1 centimetro e rimasto a guardare invece di intervenire facendosi passare la palla sotto le gambe. Quindi sinceramente, per quanto riguarda il driven pass, è vero, qualcosina a livello proprio di meccanica è cambiato, però non mi sembra andare ad interferire più di tanto, perché se avessero poi depotenziato così tanto questo passaggio sarebbe diventato veramente un problema arrivare poi all'interno dell'area di rigore. Quello che invece hanno modificato è effettivamente il driven pass di prima, perché prima succedeva spessissimo che la palla passava sotto le cosce del giocatore che voleva fare un velo invece di darla di prima. Invece guardate qua quanti passaggi io vado a fare uno in fila all'altro senza che il giocatore vada mai a triggerare quell'animazione. E questo devo dire che è un bel passo in avanti, perché si perdeva veramente un sacco di tempo di gioco quando volevate dare la palla dentro, invece vi scivolava sotto e anzi capitava che l'avversario vi poteva partire anche in contropiede. Quindi big up per quanto riguarda il driven pass di prima, che finalmente adesso si può fare senza avere la paura di dover poi rincorrere il pallone che è scivolato all'indietro. Mi è capitato penso una volta su 20 passaggi che capitasse comunque un velo, quindi si sente veramente, veramente tanto il cambiamento. Così come si sente veramente tanto un altro cambiamento per me fondamentale, che è quello della difesa alta. Successivamente vedremo poi i micromovimenti, perché che cosa succede? Se noi adesso andiamo ad utilizzare 70 di profondità o 71 o ovviamente di più, guardate la difesa come sta alta e schierata senza schiacciarsi come invece avveniva in precedenza. Quindi questo è molto utile, non dovete spaventarvi nell'andare a mettere magari dei parametri elevati perché dite cavolo io adesso mi prendo un sacco di imbarcate. No, perché anche prima se mettevate 100 la difesa si schiacciava, invece adesso basta semplicemente un 71 per far sì che solo ed esclusivamente in queste situazioni di difesa schierata stia alta, impedendo all'avversario dunque di poterci entrare facilmente in porta.
Ultimo elemento per me fondamentale era quello dei micromovimenti, perché si diceva che alcune animazioni erano state depotenziate e attivabili solo con il dribbling contestuale, quindi premendo il tasto visto che non funziona più in automatico. Ma come potete vedere qui da queste giocate, ora sto premendo il dribbling contestuale e non mi sembra che ci sia tutto questo vantaggio rispetto a muovere semplicemente la levetta analogica sinistra come sto facendo ora, perché guardate Mbappé come risulta molto più spigliato sul pallone, si muove veramente molto molto bene e quindi non è che si va a percepire più di tanto questo downgrade dei micromovimenti, quindi non preoccupatevi di giocatori come Eusebio, Pelé, Beyeder, lo stesso Messi, Mbappé eccetera eccetera, mantengono tuttora la loro componente stragile all'interno dell'area di rigore che li rende fenomenali. Addirittura qui io facendo questi micromovimenti e mandando a vuoto la CPU, che era ovviamente ferma per cercare di farmi per farmi muovere a modo, vado poi a far sedere anche Donnarumma in automatico. Raga, anche per questo video è tutto, fatemi sapere quindi nei commenti che cosa ne pensate alla fine della patch. Secondo me, devo dire, per una volta forse hanno ingarrato, anche perché fare peggio era veramente impossibile. Vi ricordo in descrizione tutti i riferimenti dei partners, nonché la piattaforma Viola dove sono live anche in questo momento a finire di testare l'aggiornamento. Quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata, un saluto da Riberoschi, ciao!